C'è una triade perversa che sta alla radice della pandemia emotiva. Peccato, colpa, redenzione. È una triade potentissima e gran parte degli esseri umani ne sono sotto diverse forme, affetti. Noi ci stupiamo, io perlomeno mi stupisco, che ci sia un'adesione così totale a un certo pensiero di questi tempi, no? Ma in realtà questo è sempre successo. Fin dai tempi delle tribù, chi trasgrediva il tabù veniva messo fuori e praticamente condannato a morte, perché l'individuo della tribù, il membro della tribù fuori dalla tribù, praticamente non esiste. Poi veniamo avanti, guardiamo le masse delle orde barbariche, le masse che hanno crocifisso Gesù in accordo con i romani, le masse che hanno condannato gli eretici, le masse che hanno bruciato Giordano Bruno e tutte le streghe sui roghi dell'Inquisizione, le masse oceaniche delle dittature del nazismo, del fascismo, fino ad arrivare ai giorni nostri, ai plebisciti su Putin, Erdogan e via di seguito. La massa è sempre dalla parte del potere. Dentro rode il tarlo del peccato. Peccato uguale mancanza. Per reggere la diversità devi essere molto forte, devi padroneggiare il moto della colpa, altrimenti in un modo o nell'altro, con pretesti, giustificazioni di vario tipo, il peccato, il senso di mancanza, che dicevamo assume varie forme, dal senso di esclusione, al senso di inferiorità, alla reazione, alla mancanza di autostima, al senso di essere emarginato, al desiderio di rivalsa, all'invidia, alla gelosia. Tutte le passioni che nascono da questo senso di mancanza ti mettono, ti fanno sentire in colpa, una colpa nascosta, dimenticata, tant'è che viene spesso confusa con la responsabilità. E poi arriva l'istituzione, la legge che ti punisce o ti assolve, la Chiesa che ti redime o ti dà la penitenza, la scienza che ti esclude, ti bolla come adoratore delle fake news se non aderisci. Quindi è normale che il pensiero unico sia il pensiero unico e che il piccolo uomo, la piccola donna di tutte le estrazioni sociali possono essere preda della triade dannata, peccato, colpa, punizione barra redenzione, sia dalla parte appunto del pensiero unico, la massa. Se vuoi fare qualche cosa, se vogliamo fare qualche cosa, staniamo la colpa dentro di noi, quel mostro che opera nascosto nell'ombra. Staniamola sotto le sue varie forme, compresa quella della ribellione. Ribellarti appartiene allo stesso modo alla colpa. Ribellarti, reagire, comunque egoismo. Accorgiti della colpa. E accetta, accettiamo di essere al nostro posto. Vuoti e svegli, guidati dallo sguardo chiaro. Ricordati, hai visto che il re è nudo. Gridalo forte. Lascia le tentazioni della colpa e l'antidoto alla responsabilità. Prendiamo la responsabilità di essere come siamo e dove siamo.
indipendentemente che temi di avere ragione o torto. Smascheriamo la colpa, prendiamoci la responsabilità. E certamente faremo qualcosa di buono per questa situazione grottesca che stiamo vivendo.